Come partecipare a un lavoro di gruppo a distanza con Google Meet? Prima di tutto dovrò collegarmi alla pagina del corso di Classroom a cui sono iscritto. L'insegnante avrà creato un compito specifico relativo al lavoro di gruppo. Eccolo. Compare nel flusso o stream della classe. Clicco sul post. Leggo attentamente le istruzioni del compito. La prima. A. Collegarsi alla stanza di Meet, cliccare sul link assegnata al proprio gruppo. Faccio parte del primo gruppo. Posiziono il mouse sul link e lo apro in un'altra scheda di Chrome. Il link sarà attivo solo se l'insegnante avrà avviato la lezione utilizzando il link generale collegato al corso o classe. Il link è attivo. Partecipo. È il link relativo al mio gruppo. Dopodiché torno al post o notifica del compito cliccando sulla scheda lavoro di gruppo che avrò lasciato aperta. Aprirò a questo punto il file di Google Doc per leggere la consegna relativa al lavoro di gruppo. Ecco un sample o facsimile della consegna. In gruppo dovrete elaborare A. un testo espositivo oppure B. una mappa concettuale sugli argomenti relativi al primo percorso di letteratura, attenendovi alla traccia seguente. Nel file verranno indicate anche le modalità di consegna del prodotto finale. Per il testo espositivo creerete un file di Google Doc, un file di documenti, che potrete condividere con i vostri compagni durante lo svolgimento dell'attività. Per gli schemi o mappe concettuali potrete usare l'applicativo di Google per le presentazioni, Google Slides, oppure un altro applicativo analogo purché esportabile in formato PDF o JPEG. Dovrete poi nominare il file in questo modo: la prima sillaba del cognome di ciascun componente separato dall'underscore e poi recap 1. Consegnerete il file come compito di Classroom secondo le modalità che già conoscete. It'll be, that's all, folks.